Pietro On Air. Per contattarci, scrivere al numero 328-196-9041. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la voce 24 Nair. Oggi vi voglio parlare di sanità. In seguito a una vicenda accaduta a un nostro conterraneo, un cittadino di Roscigno. Portiamo l'accaduto e poi facciamo le nostre riflessioni. Vito Resciniti, residente a Roscigno, ha vissuto un'esperienza angosciante durata 12 ore nel tentativo di liberarsi di un pezzo di carne incastrato nell'esofago. Il tutto si è svolto attraverso un percorso tra quattro ospedali che il malcapitato ha affrontato con l'ausilio del suo amico Angelo Gorrasi. Il tutto ha inizio domenica sera, quando Vito accenna colpi di tosse e difficoltà respiratorie. Si reca all'ospedale di Roccadaspide, dove, visti i sintomi, viene indirizzato altrove. Accompagnato da Angelo, dopo aver passato una notte insonne, raggiungendo Eboli. Dopo una lunga attesa, finalmente riescono a spiegare il problema. Presso l'ospedale di Eboli non riescono ad effettuare la gastroscopia in urgenza, consigliando di raggiungere Battipaglia. La coppia di amici si sposta nuovamente, anche qui, però, nulla di fatto. Finalmente dopo tre ospedali raggiungono Salerno dove finalmente viene autorizzata la gastroscopia. Vito, dopo un'attesa interminabile, viene sottoposto all'intervento che risolve il problema. A rendere noto alla stampa la vicenda è stato il primo cittadino di Roscigno, il sindaco Pino Palmieri, che dice che si tratta di una storia di ordinaria follia della sanità campana e conclude: oggi ufficialmente nasce il turismo dell'emergenza sanitaria. Eh sì, cari miei ascoltatori, si tratta di una vera e propria follia quella che è successa al signor Vito Resciniti di Roscigno. Oggi siamo nell'era della telemedicina, della chirurgia robotica, della digitalizzazione globale, del sistema sanitario regionale e a breve anche quello nazionale, completamente digitalizzato. E ancora ci tocca assistere a una vicenda che porta proprio dell'assurdo. Un cittadino si reca presso il pronto soccorso del nosocomio più vicino, quindi in questo caso quello di Roccadaspide, dove viene visitato, perché è stato visitato, il personale si rende conto che non riescono a intervenire in questo caso, a questa emergenza, e lo invitano ad andare altrove, al nosocomio di Eboli. Da Eboli viene mandato a Battipaglia e infine, dopo ore di auto, una notte insonne, raggiunge il Ruggi. E lì, dopo ennesime ore di attesa, viene finalmente risolto il problema. A me sorge una riflessione che voglio sottoporla a ognuno di voi, alla vostra attenzione, ma principalmente all'attenzione dei responsabili dell'ASL, ai vertici dell'ASL, agli organi manageriali dell'ASL. Quando il signor Resciniti è stato visitato al primo nosocomio di Roccadaspide, dove il personale medico e paramedico ha nutrito l'esigenza di non poter intervenire, non era più semplice contattare il nosocomio più vicino e capire quale poteva essere la meta dove il signor Resciniti doveva essere accompagnato dal suo amico Angelo Gorrasi, anziché andarlo a far andare così allo sbaraglio da ospedale in ospedale per poi raggiungere Salerno ed essere curato? Fortunatamente si è trattato, come ci ha detto il sindaco Palmieri, di un caso in cui un pezzo di carne aveva ostruito parzialmente la trachea, che poteva creare ulteriori danni e poteva portare anche a qualche risultato diverso. Ma se il cittadino Resciniti, che poteva essere chiunque altro delle terre di periferia, aveva un infarto o un qualsivoglia forma di patologia più grave, questa lunga attesa, questo lungo viaggiare da un nosocomio all'altro, cosa avrebbe portato?
non era più semplice, nel momento in cui il signor Sciniti si è presentato al primo pronto soccorso, che non era in grado di intervenire, che lo stesso pronto soccorso contattava gli altri enti ospedalieri, e capire qual era la meta dove il signor Sciniti poteva essere curato? Una volta c'era uno slogan pubblicitario che diceva: una telefonata ti allunga la vita. Per fortuna per il signor Sciniti il finale è stato positivo, si è concluso tutto bene, ma quanti signori Sciniti ci sono? Lascia a voi la riflessione, e la lascio principalmente a chi deve decidere e chi deve gestire la sanità pubblica. Ricordiamoci che la sanità è di tutti ed è garantita dalla Costituzione italiana. Arrivederci alla prossima. Seguici e iscriviti, resta informato con la voce del Meridione. La voce 24 on air. Per contattarci, scrivere al numero 328-196-9041. Cronaca, politica, cultura, storia, tradizioni raccontata dai nostri cronisti di strada. La voce del Meridione con la voce 24 è sempre con te.